Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Diamo avvio ai lavori d'aula del Consiglio della mia circoscrizione oggi, lunedì 13 luglio. Chiedo al dottore Militello di procedere all'appello nominale. Buongiorno. Castiglia. Presente. Nicolao. Presente, buongiorno a tutti. Imperiale. Presente. Pitarresi. Buongiorno, presente. Randazzo. Presente. Sorci. Presente. Tramuto. Buongiorno a tutti, presente. Valenti. Presente. Venturella. Vetrano. Allora, presidente, ci sono 8 presenti. Visto il numero legale, dichiariamo aperta la seduta. Nominiamo tre scrutatori: il consigliere Valenti, il consigliere un attimo, Randazzo e la consigliera Pitarresi. Approvazione per appello nominale? Castiglia. Favorevole. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Valenti. Favorevole. Venturella? Ho detto favorevole. Sono gli scrutatori, dottor Militello? Sì. Sì, Valenti, Randazzo e Pitarresi. favorevole. Va bene, favorevole. Vetrano? Non c'è. Allora, Presidente, 9 favorevoli. Tutti e Allora, 9 diamo avvio ai presenti. lavori. Consiglio Confermiamo, aperto. confermo. Presidente, Bene, chiedo la bene. parola. Allora. Sì, prego, consigliere Imperiale. Presidente, solo per comunicare che in questo momento mi trovo in via Cesare Battisti e stamattina l'AMAT ha iniziato a provvedere a mettere la segnaletica per quanto riguarda il mercato dell'usato e i nuovi parcheggi. Faccio vedere. Mi vedete? Sì, consigliere, prego. Vi vorrei fare vedere soltanto l'insegna perché è frutto di un grande lavoro fatto da parte di tutto il Consiglio e da parte nostra. Leggete, Bene, bene, bene. eh? Riservato ai soli residenti nei giorni di mercato. Presidente, dico, io ci tenevo a comunicarlo all'Aula che finalmente questa cosa ha iniziato a prendere forma. Se Dio vuole, questo Consiglio avrà il piacere di dire di aver risolto un problema che all'albergheria dura da almeno 25 anni. Bene, consigliere. Ha finito? Sì, Presidente, ho finito, ho finito. Consigliere Imperiale, io non posso che ovviamente essere contento di questa sua comunicazione. Mi auguro che questo processo che man mano inizia a prendere forma, il processo che è durato 3 anni, insomma, per arrivare a questi piccoli risultati, ma che il risultato più grande sarà quando il mercato sarà veramente regolare e troverà la giusta soddisfazione tra chi vive in questa zona del centro storico e chi poi va per lavorarci. È stato un percorso molto lungo. Io penso che sia opportuno che nei prossimi giorni la circoscrizione. Lancio dei nostri mercati storici è un segnale, insomma, alla politica, quella che ci sta, diciamo, ai livelli più superiori, insomma, per dare seguito a una serie di azioni concrete, perché
Oggi più che ieri, insomma, visto questo periodo di Covid molto molto doloroso, è opportuno che le scelte che l'amministrazione fa in termini di sviluppo e di rinnovazione siano il più concrete possibili e che vadano a difendere chi... Presidente, non si sente nulla. Sono d'accordo, Presidente, lei non parla per ora. Mi sentite? Ora sì, ma adesso prima sì, no. Adesso sì, ma non si è sentito quello che ha detto. Ah, mi dispiace molto. Dicevo, provo a risintetizzare, scusate, probabilmente il mio microfono è sempre, diciamo, poco collaborativo. Dicevo, sono molto soddisfatto, diciamo, della comunicazione da parte del consigliere imperiale. So la fatica che poi si porta appresso questo processo molto, molto complesso, che non ha mai semplificato, non ha mai chiesto ruspe, ma ha chiesto, diciamo, dignità per tutti, sia per chi vive questo pezzo di quartiere molto bello e molto importante, sia per chi ci lavora, si è inventato questo lavoro, che va nella direzione di un'economia diversa, un'economia nuova finalmente, che non punta, diciamo, a costruire nuovi oggetti, ma punta al riuso. E quindi la prima misura per migliorare l'ambiente è proprio quella di riusare quello che ancora ha vita. Quindi vabbè, su questo sono sicuro che ci torneremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Spero, diciamo, che mi abbiate sentito, e do la parola alla consigliera Pitarresi, prego. Sì, Presidente. Allora, per quanto riguarda la situazione di Piazza Sant'Onofrio in merito agli ingombranti che sono posizionati da diversi giorni, anzi da diverse settimane, davanti alla cabina dell'Enel, proprio nella piazza, ho provveduto a fare nota con l'ufficio competente, con la RAP, ma attualmente, nonostante la nota e alcune telefonate, gli ingombranti sono ancora là. Ed è un cumulo abbastanza ormai corposo, quindi vorrei sollecitare e cercare anche attraverso la presidenza di rimuovere al più presto tutti questi ingombranti, perché il rischio è veramente molto. Se si dovessero incendiare, quello che potrebbe succedere non lo so, perché sono vicini alla cabina dell'Enel, c'è un parcheggio e lì è tutto residenziale. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Pitarresi. Consigliera Venturella, prego. No, brevemente, Presidente, buongiorno. Volevo rinforzare i miei complimenti al percorso fatto in merito a quanto presentato dal consigliere imperiale. Sottolineando, ed è importante, Presidente, che è stato affrontato un conflitto che ha avuto un esito meraviglioso. Come ha detto lei, con le ruspe è più facile eliminare i problemi. Costruire in questo senso è veramente una grandissima soddisfazione. Il consiglio e lei soprattutto siamo stati molto più veloci di azioni che il consiglio comunale avrebbe dovuto fare nella tutela, diciamo, anche di certe realtà del nostro territorio. Quindi invoco, diciamo, alla celerità nell'affrontare e sbloccare certi regolamenti. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Venturella. Io non ho capito se il vicepresidente voleva fare un intervento o era semplicemente un complimento. Ah, no, non lo so. Vicepresidente, decida lei. No, no, Presidente, va bene quello che ho scritto, è un complimento. Ah, ok. Presidente, permette intervento, Presidente. Certo, consigliere Tramuto, prego. È cronaca dei giorni passati il cambio alla guida dell'assessorato alle culture. Volevo fare i più sentiti auguri, cioè in bocca al lupo, al nuovo assessore, il dottore Mario Zito, già direttore dell'Accademia Belle Arti, persona che conosco personalmente, che stimo e che credo che sia importante per i processi avviati già dalla circoscrizione da questo punto di vista,
invitarlo prima possibile dopo il suo insediamento, giustamente, in aula per cercare di affrontare quei temi che sono stati trattati in passato e che magari non hanno avuto esito, e parlare di nuovi temi futuri che riguardano la prima circoscrizione. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tramuto, mi unisco ai complimenti in bocca al lupo al neo assessore alle culture. Ovviamente, insomma, avete letto tutti diciamo, quali sono stati i passaggi che hanno portato a questa nuova nomina. Io penso, insomma, che sia opportuno sempre tenere i conti. Tenere nel conto il fatto che gestire la città è complicato, complesso e anche diciamo non sparare a zero a volte, insomma, è una caratteristica che dovrebbe essere un po' in tutti quelli che si occupano di amministrazione, che siano maggioranza, che siano opposizione. Palermo sta vivendo una fase molto, molto complicata e tutti i guai che c'ha Palermo adesso sono guai che arrivano dal passato, da scelte politiche e da scelte amministrative che non sono andate in porto. E quindi oggi più che mai è importante sapere dare un peso alle parole che vengono utilizzate quando si hanno loro. Quindi io... Presidente, non si sente. Con tutti gli organi politici della città, il professore Zito, io lo chiamo professore, insomma, è uno che ha tra virgolette cresciuto molti ragazzi in questa città. Quindi questa mi dà molta fiducia e speranza. Sono contento anche per la scelta che ha fatto il sindaco di nominarlo assessore. C'è il vicepresidente che voleva intervenire, prego. Sì, grazie presidente. Non so se lei durante il suo intervento, dove c'è stata una pausa, per caso ha ricordato che il professore Zito abbia avuto il piacere di averlo in aula consiliare in occasione della consegna della targa a Mirko Cavallotto e Giulio Gebbia, gli artisti che hanno disegnato il murales alla calza. Quindi chiaramente, come dice il consigliere Tramuto, che conosce personalmente il dottore Zito, anche la circoscrizione si è avuto questo piacere, questo pregio di avere già in aula il professore Zito, quindi sicuramente si ricorderà della circoscrizione che lo ha invitato in tempi non sospetti alla delega di assessore. Quindi in bocca al lupo al professore Zito. Grazie presidente. Sì vicepresidente, è stato un bel momento, è stato anche in tempi non sospetti. I due street artist che sono stati premiati anche grazie a una sua iniziativa dal consiglio della prima circoscrizione, sono due allievi del professore Zito, quindi questo ci fa ben sperare, ecco, sulla capacità anche di avere un approccio con il mondo delle arti, della cultura in questa città, che sia molto più diretto. Possiamo dire, diciamo, senza essere oggetto di critiche, che l'assessore Zito è un assessore che si è sempre occupato di cultura e di arte, quindi mi pare e vi auguro appunto di essere in grado, mi pare che sia una scelta molto opportuna da parte del sindaco con questa nomina. Brevissima replica da parte della consigliera Venturella e poi ne diamo inizio ai lavori d'aula. Sì presidente, grazie, lo chiedo insomma in qualità di presidente della commissione cultura. Il consigliere Tramuto mi ha anticipato come comunicazione. Io sono veramente molto contenta comunque della presenza del, al di là diciamo delle polemiche di quanto è avvenuto, della scelta del dottore professore Zito, che si è dimostrato veramente presente anche nel nostro territorio, e nonostante ovviamente l'assessorato rispecchi
l'intera cultura della città. Noi sicuramente abbiamo una vicinanza anche logistica che ci tiene molto uniti, e sono molto contenta all'idea che lui possa, così come più volte scambiandoci qualche parola, promuovere anche una cultura del quartiere, una cultura anche legata proprio ai bisogni anche di coinvolgimento e sviluppo della gente che vive i quartieri dal punto di vista proprio culturale e artistico. Quindi sono certa che potremo fare dei percorsi insieme molto costruttivi. Grazie. Venturella, chiedo alla parte amministrativa se loro quantomeno la stanno sentendo. No, io non ho sentito. Si sente una ratti, presidente. Non si sente, vero? Mi sentite? Ora sì. Non si è sentito il mio intervento? No. Abbiamo detto solo che questa l'idea della cultura di quartiere che mi sembra. Ah, va bene, cosa... no, dico... sì, no, vabbè, riappunto questo. No, sono contenta del fatto che al di là, diciamo, di quanto è avvenuto, insomma, il momento polemico anche del cambio dell'assessorato, il professore Zito rappresenti sicuramente una presenza anche nel nostro territorio incredibilmente costruttiva. Abbiamo avuto possibilità di incontrarlo più volte e scambiarci, diciamo, delle idee. Ma non capisco, io sono ferma come poco fa. Niente, presidente, sono molto contenta e sarà sicuramente un percorso costruttivo. Mi avete sentito? Non so se continuare o meno. Grazie, consigliera. Sì, l'abbiamo sentita con molta difficoltà, ma l'abbiamo sentita. Allora, chiedo alla parte amministrativa di procedere con i punti all'ordine del giorno. Se non ci sono particolari indicazioni dall'aula, procederei appunto con il prossimo documento inserito nell'ordine del giorno del mese di luglio. Sì, e allora il prossimo punto è la mozione numero 6 presentata dal consigliere Sorci, incontro con l'architetto Giuseppe Prestigiacomo, ufficio centro storico. Prego, consigliere Sorci. Consigliere Sorci? Aspettiamo un attimo, il consigliere Sorci mi pare che ha qualche problema di connessione. Se intanto siamo nella condizione di poter avere il documento in home. È possibile? Consigliere Tramuto, ci può dare un sostegno? Ah, ecco. Bene. Signor Rocco ha messo, perfetto. Consigliere Sorci, ne ha facoltà, prego. Era caduto? Sì, prego. Stiamo trattando una sua mozione urgente, un incontro con l'architetto Giuseppe Prestigiacomo. Prego. Ecco, sì, è l'architetto Prestigiacomo, perché molte cose che devono essere realizzate e fatte non sono state più per incontrare tutti noi l'architetto Prestigiacomo per farci conoscere, per informarci su ciò che è in programma da domani in poi, ecco, per fare in modo che noi tutti conosciamo quali saranno gli interventi futuri nel centro storico, nel nostro appunto territorio. Tutto qua, quindi spero che presto possa intervenire in una nostra riunione. Ho finito. Grazie consigliere Sorci, se lei permette, diciamo, aggiungo qualcosa in più, perché la connessione è abbastanza problematica questa mattina,
L'architetto Prestigiacomo è un funzionario dell'ufficio Città Storica e nello specifico si è occupato di un accordo quadro, il cosiddetto accordo quadro Arabo-Normanno, che forse dopo 3 anni darà il suo avvio nei prossimi giorni ai lavori previsti da questo accordo quadro, che riguardano in particolare la questione del basolato del centro storico, sia per interventi, diciamo, straordinari, sia per interventi di rifacimento di interi tratti stradali. È un accordo quadro molto importante, perché sono previste 4,9 milioni di euro per interventi in 4 anni. Per ogni anno ci sarà un ordine cronologico di interventi già previsti dall'ufficio, e in questo momento è opportuno che ci sia un confronto con l'architetto Prestigiacomo. Per cui, scusate se l'ho fatta lunga, ma io sono assolutamente d'accordo con il documento presentato dal consigliere Sorci. Presidente, io chiedo la parola, chiedo scusa. Io perché ha detto ciò che avrei dovuto dire io, ma ho una connessione. Ho semplicemente aggiunto perché ho capito che ci sono dei problemi di connessione. Ha fatto bene, la ringrazio. Se ci sono interventi dall'aula, prego, consigliere Imperiale. Io la mozione del consigliere Sorci dico la condivido in toto e mi auguro che questa volta, dico, questo incontro possa essere produttivo, presidente, perché ricordo all'aula che lo abbiamo incontrato già credo una o due volte dall'inizio della consigliatura, e fino ad oggi però purtroppo i problemi rimangono tali, dal basolato a varie tematiche nel centro storico. Secondo me il consigliere Sorci, comunque, credo che anche uno dei suoi problemi principali sia attenzionare il basolato nel centro storico, questo benedetto accordo quadro, non si capisce quando parte, se è partito, se un colpo manca la gara d'appalto, un colpo mancano i basolatori. Dico, io mi auguro che questa volta questo incontro possa essere produttivo e quindi riuscire a risolvere i problemi nel territorio. Pertanto condivido la mozione del consigliere Sorci e la voterò favorevole. Grazie consigliere Imperiale. Consigliere Venturella, prego. C'era il consigliere Nicolao che chiedeva la parola, mi sembra. No? Prima di me. Sì, grazie consigliere Venturella, però aspetto che lo dica il presidente. Le cedo il passo, consigliere Nicolao, se vuole. Io la ringrazio, però aspetto che me la dia la parola il presidente dei lavori. Prego consigliere Nicolao, prego, scusi, avevo letto male, prego. Grazie presidente, grazie consigliere Venturella. Presidente, io dico, per carità, l'abbiamo invitato, non so se altre volte sono stato firmatario di mozione dell'architetto Prestigiacomo, però io credo che noi siamo un organo istituzionale basato, diciamo, politicamente, siamo un organo istituzionale politico. Ora, invitare un esecutore di ordini in assenza di un assessore, io credo che possa essere un incontro, diciamo, non completo, non uso altri termini, presidente. Ritengo che la presenza dell'architetto Prestigiacomo possa essere indispensabile nel momento in cui si invita anche la parte politica, quindi l'assessore di riferimento, no? Quindi credo che sia l'assessore Prestigiacomo, se non ricordo male, che ha la delega anche all'ufficio Città Storica e quindi a tutto quello che riguarda ciò che dice la mozione del capogruppo Sorci.
Quindi, Presidente, io così per com'è questa mozione resta un po' titubante, cioè avere in aula l'architetto Vestigiacomo che ci viene a raccontare quello che l'assessore o l'assessorato o la giunta o non so chi in qualche modo intenderà fare, potrebbe anche essere, diciamo, più forte questo racconto con la presenza dell'architetto, dell'assessore di riferimento. Quindi non lo so, Presidente, io mi riservo un attimino di capire dentro di me se questa mozione, secondo me, possa essere totalmente soddisfacente oppure abbia bisogno anche di un invito condiviso con l'assessore di riferimento. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere. Scusate, mi sono perso. Nicolao, consigliera Venturella, prego. Sì, Presidente, non posso che essere d'accordo con quanto detto con il consigliere Nicolao. Rischiamo che l'intervento del solo architetto Prestigiacomo possa essere ridondante e sentirci dire ciò che spesso ci siamo sentiti dire. Ricordiamoci che noi siamo l'interfaccia del quartiere e quotidianamente ci relazioniamo con problemi inerenti al basolato soprattutto. E le nostre risposte, i nostri interventi sono ovviamente, vanno a vuoto perché abbiamo le mani legate, cioè non dipende da noi. Pertanto io credo che sia giusto, perché siamo noi, il Consiglio esiste perché deve dare delle risposte concrete ai cittadini, che sia presente chi possa dare delle risposte concrete e delle prospettive valide, che possono essere l'assessore, così come anche componenti delle commissioni permanenti, chiunque abbia a che fare con il percorso, il processo relativo all'accordo quadro e agli interventi specialmente sul basolato del centro storico, che ci attanagliano quotidianamente, che rappresentano davvero un pericolo, non soltanto, perché spesso anche interventi relativi a ripristini di punti luce, di AMG, come Presidente lei sa bene, si rischiava di fare con alcune vie come via 4 Aprile, dove tutto era legato anche al basolato, diventano complicate e difficili perché non si sblocca ovviamente un percorso a monte. Quindi anch'io chiedo che la presenza relativa, diciamo, alla presenza oltre all'architetto Prestigiacomo venga affiancata da altre figure di sistema che possano dare una completezza, diciamo, ai nostri quesiti. Grazie. Grazie consigliera Venturella. Mi pare che... consigliere Solci, per una replica. Prego, prego consigliere Solci. Consigliere Solci? Sì, dico, per l'amor di Dio, forse è meglio che si inviti anche l'assessore al... Però ormai le cifre e i luoghi da trattare, da rifare, si conoscono. Ci sono liste ben precise e denari già predisposti, già stanziati. Però se noi vogliamo avere maggiore certezza che le cose che si debbano fare debbano essere fatte perché è l'assessore che lo decide e non perché quindi decide i luoghi e decide le cifre, possiamo farlo, anche perché, dico, per l'amore di Dio, l'assessore è sempre il benvenuto nella nostra circoscrizione, ma sarebbe l'unico a non avere ruolo in questa circostanza. Potremmo farlo per una questione di avere accanto un assessore e pregiarci domani per poter dire abbiamo avuto anche l'assessore. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere Sorci. Consigliere Randazzo, prego. Buongiorno a tutti. Presidente, sì, è importante invitare l'architetto Prestigiacomo, anche perché sono d'accordo con quanto detto da tutti i colleghi al 120%. Noi dobbiamo dare risposta alle persone, ai cittadini, perché ogni giorno rompono a dire questo, quello, si perde tempo. Però il problema c'è sempre. Presidente, invitiamolo, così ci darà risposte concrete. Grazie. Grazie consigliere Randazzo. Allora io, se non ci sono ulteriori interventi, ritengo che sia utile. Presidente, se mi permette, che non riesco a scrivere, non capisco. Sì. Prego consigliere Tramuto. Scusate, ma purtroppo non riesco a scrivere.
No, volevo dire in merito, volevo dire una cosa in merito alla mozione. Praticamente l'invito all'architetto Prestigiacomo è mirato esclusivamente a capire se i processi avviati già per quanto riguarda l'accordo quadro e altri tipi di interventi all'interno del centro storico abbiano avuto un inizio, stiano avendo un seguito, quale si concluderanno prima, quale partiranno prima, perché sono frutto di un grande numero di richieste e mozioni presentate in questi anni dal Consiglio della Circoscrizione e non. Quindi sarebbe opportuno che fare questo incontro per sapere a che punto si trovano questi processi già avviati e quelli che dovranno partire in merito all'accordo quadro e no, perché non è che esiste soltanto l'accordo quadro che riguarda le basole, ci sono interventi strutturali di importanza anche abbastanza rilevante da fare all'interno del centro storico. Tutto qui. Il fatto dell'assessore io lo condivido pure, però prima ci facciamo un passaggio con l'architetto Prestigiacomo per capire come e a che punto si trovano questi processi, poi eventualmente dalle risposte dell'architetto Prestigiacomo possiamo invitare l'assessore Prestigiacomo per capire perché alcuni di questi processi non sono ancora bloccati e non partono. Grazie Presidente. Allora, io grazie consigliere Tramuto. Allora, noi già abbiamo avuto una comunicazione operativa e mi sembra anche, diciamo, doveroso, visto che siamo in consiglio aperto, che a verbale ci sia, che noi abbiamo avuto già una comunicazione operativa l'8 gennaio 2019. Stiamo parlando di più di un anno fa, più di un anno e mezzo fa, da parte dell'architetto Prestigiacomo, che ci ha comunicato una serie di azioni concrete previste da questo accordo quadro già gli interventi previsti per il contratto applicativo nell'anno 2019-2020 prevedevano un intervento per una cifra di 1.250.000 euro in via Matteo Bonello, piazzetta speciale, cortile Semolaro, vicolo Zagarellai, vicolo della Sapienza, l'Arco Fratelli Orlando, via dell'Incoronazione, via Chiappara, i marciapiedi di Piazza Verdi, il ripristino del muro di contenimento tra via Libertà, questa è un'altra zona, diciamo, all'esterno del centro storico. Quindi già capite bene che già questi interventi erano già previsti per la annualità 2019-2020. Quindi è doveroso avere un incontro con programmati e lo chiederò io stesso. Ma nell'aspetto specifico di questo quadro, com'è? Sì. Consigliere Sorci? Finanziato. Dico, queste già sono accordi, praticamente questa era l'operatività di una... Di un accordo quadro già e di una consegna dei lavori alla ditta per queste strade. È ovvio che oggi ci sentiamo un attimino presi in giro, perché siamo a un anno e mezzo, dobbiamo avere un'operatività già l'anno scorso, ancora oggi non ci sono. Aggiungo anche che in questo contratto per la prima annualità erano previsti 200.000 euro di interventi di urgenza, le classiche buche che si aprono sulla pavimentazione in basolato del centro storico. Quante richieste abbiamo fatto ognuno di noi, diciamo, che avete fatto per interventi puntuali che oggi vengono, anzi fino a ieri venivano coperti attraverso, diciamo, dell'asfalto a freddo da parte della RAP, creando, diciamo, sì, l'eliminazione del problema del pericolo per le persone che attraversavano quelle strade, ma uccidendo, scusate, lasciatemi passare il termine forse poco tecnico, ma uccidendo, insomma, queste strade stesse in termini, diciamo, di invasione di un asfalto che su un basolato è veramente vergognoso. E quindi sì, aggiungo però che l'ultimo contratto, il contratto approvato con RAP dal Consiglio Comunale, non prevede più la manutenzione stradale. E aggiungo la notizia che
l'ufficio città storica sta lavorando a un nuovo accordo quadro di 3 milioni e mezzo di euro da presentare entro 40 giorni, che riguarderà tutte le strade del centro storico, anche e soprattutto quelle che non prevedono appunto pavimentazione in basolato, per cui è un ulteriore, diciamo, intervento che merita lì sì una discussione fatta anche con l'organo politico che deve gestire questo tipo di progetto. Quindi io direi che la mia posizione è abbastanza chiara, nel senso che io sono per voterò favorevole questa mozione, però visto che ragioniamo su tutte le strade del centro storico, mi farò portavoce presso l'assessore competente ad essere presente in aula nel momento in cui parleremo, diciamo, con l'architetto Preste Giacomo. Se c'era una breve replica da parte del consigliere Sorci, prego. No, durante la dichiarazione di voto, poi alla fine non c'è. Sì, scusate, quando una piccola voto, poi volevo fare notare questo, che parlavo di ciò che era stato sospeso, perché che doveva essere fatto, ma nella mozione è chiaro, non parlavo di altro, per cui è che sì, avevo detto pure che il Covid in pratica ha fatto in modo che venisse procrastinato, tutto qua. Sì, io vi dirò di più, consiglieri, ma questo, diciamo, ce lo potrà confermare la parte amministrativa che segue questo tipo di accordo quadro. Io ho il sospetto che finché, diciamo, non si approva il bilancio, ci saranno problemi per dare operatività a questo accordo quadro. Io ho questo sospetto, ma ritengo, diciamo, che sia doveroso da parte mia avere maggiori informazioni e poi comunicarle all'aula. Se non ci sono ulteriori interventi, chiedo alla parte amministrativa di procedere con la votazione per appello nominale. Prego. Castiglia. Favorevole. Nicolino. Il microfono, vicepresidente. Vicepresidente, il microfono. Sì, allora, considerato l'impegno del presidente Castiglia a portare in aula congiuntamente all'architetto Presti Giacomo l'assessore di riferimento, voto favorevole. Imperiale. Favorevole. Piterresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenzi. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, i 10 presenti tutti favorevoli. Presidente, confermo la votazione. E a 60 km. Tutti gli scrutatori confermano. Confermo. Allora, sì, confermo. La mozione è approvata. Io devo purtroppo lasciare l'aula e chiedo al vicepresidente di sostituirmi. Presidente, devo lasciare anche io l'aula, sono scrutatore, quindi anche di provvedere al cambio dello scrutatore. Grazie consigliere Piterresi per la comunicazione. Vicepresidente, mi sente? Eccoci presidente, allora grazie e buon lavoro anche a lei presidente. Grazie consiglieri e consigliere, buon lavoro. Dottore Militello? Sì. Allora, io devo fare un attimino mente locale, quindi sono presenti tutti tranne Piterresi e Castiglia? Sì, sì, in questo momento sì. Perfetto, allora sostituiamo per appello, per votazione nominale, la consigliera Piterresi con Tramuto. Mettiamo in votazione, per favore. Castiglia Nicolao. Favorevole. Imperiale.
Favorevole. Pitarresi, è andata via. Randazzo. Favorevole. Sorci. Non è collegato in questo momento. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, i 7 votanti tutti favorevoli. Quindi è assente solo il capogruppo Sorci, Imperiale e Castiglia, giusto? No, Sorci, Pitarresi e Castiglia. Sorci, Pitarresi e Castiglia. Ok, allora possiamo lavorare tranquillamente. Possiamo avere la mozione a seguire? Se non c'è Sorci, chiaramente andiamo avanti. Sì, allora le mozioni a seguire erano la 10, la 11 e la 13 di Sorci. Allora vediamo. Ah no, c'era la mozione numero 13 della consigliera Vetrano, installazione insegna informativa presso Foro Italico Umberto I. Prego, consigliera Vetrano, la può relazionare per favore? Presidente, l'accantono per discuterla in un'altra giornata. Va bene, d'accordo. La prego di mandare una mail alla parte amministrativa. Certamente. Per avvisare che la sto accantonando? Certamente. Va bene, okay. Possiamo andare avanti, dottore Milite? Sì, mozione numero 16 presentata dalla consigliera Venturella, potatura urgente alberi in piazza Fonderia. Consigliera Venturella, ci sente? Sì, sì, vi sento. Sì, presidente, in piazza Fonderia, nel marciapiede che, prospiciente la clinica Zancla, Zancla, ci sono degli alberi le cui fronde arrivano ad altezza uomo. Viene difficile ovviamente, nonostante la piazza sia pedonale, ma quel tratto diciamo di marciapiede è percorribile da vetture, quindi diciamo il marciapiede di pertinenza diventa quasi un ostacolo all'attraversamento pedonale, trattandosi anche di un luogo dove accede gente, passa anche l'ambulanza a volte. Credo che sia il caso di provvedere, diciamo, a sfrondare gli alberi e innalzarli, diciamo, ad un livello di altezza superiore sicuramente a quello umano. Semplicissima, insomma, richiesta di potatura. Non ho altro da aggiungere, grazie. Presidente, chiedo la parola. Presidente, non si sente, ha il microfono spento. Chiedo scusa, a forza di spegnere e accendere mi confondo. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Valenti, prego. Sì, presidente, conosco bene il problema e sono d'accordo con la mozione presentata dalla consigliera Venturella. Mi auguro che questa potatura possa essere trovata il più presto possibile. Dico, e anche, e non solo Piazza Fonderia, ma anche parte del centro storico, quindi mi auguro che al più presto vengano effettuate tutte queste potature. Ho terminato, presidente. Grazie, consigliere Valenti. Consigliere Imperiale, prego. Presidente, condivido la mozione della consigliera Venturella. Ci tengo a specificare che non so da quanto tempo non vengono potati questi alberi. Praticamente una persona non riesce più a passare sotto l'albero, presidente, da quanto è cresciuto, quanto sono cresciuti questi ficus. Quindi, pertanto, presidente, io sono favorevole e mi auguro che il settore verde del Comune di Palermo possa prendere dei seri provvedimenti e quindi rafforzare le squadre di potatori in tutta la città, perché una città come Palermo, che ci sono soltanto 4 squadre di potatori, credo che siano veramente talmente poche che non possono far nulla. Quindi, pertanto, presidente, mi auguro che possano prendere seri provvedimenti l'amministrazione e quindi rimpinguare con o nuove assunzioni o con il personale della Reset i potatori del Comune di Palermo. Quindi, pertanto, presidente, sono favorevole. Perfetto. Ci sono altri interventi sulla mozione?
Dottore Militello, la possiamo mettere ai voti? Sì. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi, è andata via. Randazzo. Favorevole. Sorci. Non, che cosa stiamo votando? Perché la linea è caduta purtroppo. Stiamo votando la mozione numero 16 presentata dalla consigliera Venturelli. Favorevole. Gramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, tutti favorevoli gli 8 presenti. Perfetto, in condivisione con il consigliere Valenza, nella qualità di scrutatore, la mozione è stata approvata. Dottore Militello, abbiamo verbali da leggere? Sì, abbiamo il verbale numero 70 del 29 giugno, il 71 del 30 giugno. Proviamo il 70. Leggo io? Se non ci sono volontari, non lo so, c'è la consigliera Vetrano che ci vuole deliziare con la sua voce? Sì, Presidente. Grazie, consigliera Vetrano. Malika. Il microfono, consigliera Vetrano. Do lettura del verbale numero 70 del 29 giugno 2020. L'anno 2020, il giorno 29 del mese di giugno, si è adunato in seduta ordinaria, giusto avviso il Presidente del protocollo numero 61-2020 del 24 giugno 2020, il Consiglio della Prima Circoscrizione che si è tenuto presso il parcheggio di Piazza Giulio Cesare numero 52, ai sensi del punto 9 dell'ordine del giorno avente ad oggetto invito alla seduta del Consiglio della Prima Circoscrizione. Giorno 29 giugno alle ore 16 presso parcheggio Piazza Giulio Cesare 52 per un confronto con i cittadini, le associazioni e i commercianti dal centro storico per comunicare le iniziative dell'amministrazione comunale rispetto alla cosiddetta fase rilancio dell'emergenza sanitaria in corso. Presiede il Presidente della Prima Circoscrizione Massimo Castiglia. Assiste in qualità di segretario il dottore Marco Conigliaro, esperto amministrativo del settore partecipazione istituzionale. Alle ore 16.22 il segretario procede all'appello nominale. Sono presenti Castiglia, Imperiale, Randazzo, Sorci, Tramuto, Valenti, Vetrano. Il totale dei presenti è pari a 7. Vista la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Intervengono l'assessore Catania, l'assessore Pianpiano, il Presidente della Seconda Commissione, consigliere Russo, il Presidente della Sesta Commissione, consigliere Zacco. Castiglia, il Presidente procede alla nomina degli scrutatori e propone i consiglieri Randazzo, Sorci e Valenti. Alle ore 16.24 l'Aula approva per alzata di mano all'unanimità dei presenti. Illustra i presenti e gli intervenuti le motivazioni dell'adunanza, ringrazia gli intervenuti e lascia la parola ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. Carnevale Francesco, un cittadino. Alle ore 16.26 interviene per rappresentare che occorre riprendere il percorso di pianificazione dello sviluppo del centro storico interrotto per l'emergenza epidemiologica, che ha innescato una profonda crisi economica del commercio. È necessario rilanciare le attività del centro storico, anche di artigiani, quali i panificatori. Il fattore tempo è essenziale, occorre intervenire subito, approvando le modifiche dell'articolo 5 in esame al Consiglio Comunale. È necessario garantire la quiete pubblica, ma anche il diritto di svago dei cittadini. Via Roma è un'arteria che non pompa più sangue e rischia di fare morire tutto il centro storico. Si scusa quindi con l'Aula, ma deve lasciare la seduta per impegni ed esce alle ore
10:32. Credo che ci sia un errore, però. Dottore Militello, se mi aiuta, vedo una parte che non, diciamo, non ha a che vedere con il verbale. Non lo so perché non ero presente, quindi no. Allora, se siamo più o meno alle 16 e no, 30... probabilmente sarà 16:32. Sì, sì, scusa, sarà quindi deve lasciare la seduta per impegni ed esce alle... Sì, sarà probabilmente... Sarà 16:32, lo correggeremo prima della pubblicazione, consigliere. Ho qualche minuto più tardi perché poi c'è un altro intervento di un cittadino, di Giovanna Naldi, ora 16:30, quindi sarà un orario diverso evidentemente. Sì, sì. La cittadina aggiunge... La crisi economica deve essere risolta oltre che dal comune anche dalla regione, il cui presidente si deve adoperare. Nelle altre regioni sono i governi regionali a supportare le attività in crisi. Nel centro storico non è neppure concesso piazzare gli ombrelloni per i tavolini all'aperto delle attività. E in particolare il centro storico a soffrire di più la crisi, perché la maggior parte degli introiti derivano dal turismo del tutto assente. Anche il decoro urbano è importantissimo, i commercianti sono disposti ad autofinanziarlo. Nel centro storico sono state limitate le licenze per le grandi aziende al fine di favorire i piccoli commercianti e i mercati storici e non lasciarli morire. Occorre un piano commerciale per incentivare le botteghe del centro storico. Infine, Villa Bonanno, polmone del verde importante, è stata scena di episodi di violenza nonostante che tutto intorno vi sono importanti uffici pubblici. Un altro cittadino, Caruso Maestra, alle ore 16:35. Vi sono luoghi importanti nel centro storico come Palazzo Sant'Elia e Palazzo Comitini, ma occorre migliorare l'arredo urbano, un po' ovunque, installando panchine e fioriere al fine di incentivare il turismo in tutte le zone. Occorre riaprire tutte le attività in via Roma per evitare che vi siano tratti abbandonati e la gente si trova a dover passare da un marciapiede all'altro in cerca di negozi aperti. Anche via Maqueda Bassa deve essere interessata ai miglioramenti. È necessario portare avanti iniziative capaci di portare i turisti in città e valorizzare lo storico mercato di Ballarò, meta anche turistica. Un altro cittadino, Giacomo Terranova, alle 16:42, fa parte dell'associazione Mercato Storico e ritiene che sia importante dare la possibilità a tutti di potersi mettere in regola. Da dicembre 2016 non c'è stata alcuna risposta alle richieste per incentivare i mercati storici. È importante che tutti facciano la loro parte, ma sono necessarie regole certe che sia facile da rispettare. È necessario un presidio quotidiano nel percorso pedonalizzato di Ballarò. Chiedono un tavolo tecnico per i capannoni di Piazza Carmine. I tavoli tecnici sono necessari per valorizzare il centro storico e i mercati. Un altro cittadino, Valeria Cina, alle 16:50. Ci sono troppe vie del centro storico come Via Loro e Vicolo San Carlo, la cui pulizia è affidata ai residenti. Le pedonalizzazioni non sono complete. Altro problema è la dinanzi sede della Caritas, che porta avanti importanti progetti, ma la cui area antistante è piena di degrado, rifiuti perenni. Ha cercato invano di parlare con i responsabili per cercare una soluzione al problema. È molto importante la raccolta differenziata. Un altro cittadino, Maria Badami, alle 16:52, ricorda frequenti episodi di violenza tra ragazzi in via Fiume, dove c'è spaccio, anche in via Roma dinanzi al Lidl, vi è degrado e vagabondaggio. Inoltre, le molteplici associazioni culturali non rispettano la quiete pubblica, pompando musica fino a tarda notte. I residenti sono disponibili anche ai fini provocatori di autotassarsi per istituire una vigilanza privata che li tuteli dal degrado. Le forze dell'ordine sono totalmente assenti sul territorio e i cittadini chiedono a gran voce una presenza vera. Un altro cittadino, Paola Gatto, alle 17:03, chiede che la Vucceria sia penalizzata e che siano messi
ben visibili cartelli che indicano le aree pedonali e i divieti di sosta. Ci vogliono i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine. I regolamenti non bastano se non c'è la forza pubblica che li fa rispettare. Un altro cittadino, Salvo Longo, alle 17.06, le attività commerciali del tratto orientale di Corso Vittorio Emanuele sono in difficoltà. Senza turisti, fino al periodo estivo, molti rischiano di chiudere per sempre. Tutti hanno diritto a fare impresa. Ci vuole un confronto tra imprese e cittadini per trovare un punto di incontro per il decoro urbano, per fare più grande Palermo. Tutto è offerta turistica che serve per migliorare l'uno con l'altro. Al termine degli interventi dei cittadini, la parola viene data ai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Giacomo Russo, presidente seconda commissione consiliare, ore 17.13. Ringrazio il presidente ed il consiglio per l'invito. È felice per l'intervento dei cittadini che rappresentano la comunità del centro storico. Ha ascoltato gli interventi ed è emerso il bisogno di pulizia, di vivere in sicurezza e in tranquillità. Come amministrazione comunale possiamo dare un'accelerata ai progetti cantiere. Oggi si chiede a gran voce sicurezza ed è brutto sentirlo. Tutte le parti politiche, anche l'opposizione di cui fa parte, devono trovare la strada per lavorare insieme per il bene della città, cogliendo l'opportunità richiesta dai cittadini del centro storico in modo collaborativo. Ottavio Zacco, presidente sesta commissione consiliare, ore 17.19. Ringrazio per l'invito e il consenso. Non ci sarà anche qui un errore. Va bene, ringrazio per l'invito. La sesta commissione consiliare di cui è presidente si occupa anche della programmazione dei mercati. È un momento notoriamente difficile a causa della pandemia. Il turismo è crollato e sono in crisi tutte le attività che ne traggono sostentamento. Hanno fatto un tavolo tecnico con i ristoranti, con i ristoratori, per l'utilizzo degli spazi esterni. Risponde al cittadino Carnevale che la commissione ha espresso parere favorevole alle modifiche dell'articolo 5, tuttavia si deve pensare globalmente anche alla periferia e non solo al centro storico. Risponde alla cittadina Naldi che in centro storico vi è la possibilità di piazzare gli ombrelloni presentando un apposito progetto alla sovrintendenza. Il regolamento sui mercati deve essere rivisto perché così com'è non va bene. Occorrerà attendere la prossima sindacatura per un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico. Per il decoro e la pulizia del centro storico ricorda che i consiglieri della prima circoscrizione di cui lui stesso ha fatto parte la scorsa sindacatura si occupano quotidianamente di risolvere i problemi di pulizia e decoro del centro storico. L'assessore Leopoldo Pianpiano, ore 17.27, ringrazia il Consiglio per l'invito ai cittadini per essere intervenuti. È un periodo difficile, la crisi economica derivante dalla pandemia ha colpito tutti, operatori economici e famiglie. L'amministrazione comunale si è attivata sin da subito per trovare risposte immediate alle esigenze dei cittadini, anche dei bisogni primari dei beni di prima necessità. La crisi economica che stiamo vivendo necessita di risposte urgenti. È necessaria la sinergia di tutti e accelerare sui progetti aperti di cui si è discusso come l'articolo 5. L'assessore Giusto Catania, ore 17.32. Oggi è il momento giusto per fare questa discussione e ringrazio tutti per l'occasione di confronto. A causa dell'emergenza pandemica è stato interrotto un processo di pianificazione iniziato anni fa. Ma non è vero che la programmazione non c'è. Il centro storico è molto migliorato negli ultimi anni, in merito appunto della programmazione. Ad esempio, sono stati eliminati i parcheggi di Piazza Bellini e Piazzetta Sant'Anna, mete turistiche importanti. Stiamo subendo una crisi traumatica che ha interrotto bruscamente un percorso programmato negli anni. Abbiamo tutelato aziende e famiglie con provvedimenti emergenziali avviati sin da subito. C'è un nuovo programma di penalizzazione della città, non solo del centro storico. Si è scoperto, al contrario del passato, che la penalizzazione favorisce il commercio, mentre le auto no. È d'accordo con Zacco e ritiene che l'articolo 5, così come è formulato, non va bene. Presidente Castiglia, ringrazia tutti gli intervenuti e coglie l'occasione per ricordare che in data odierna la Giunta Comunale ha approvato la raccolta differenziata in via Mongitore. Chiude definitivamente la seduta alle ore 17.53.
Presidente, ho finito. Grazie. Grazie consigliera Vetrano. Allora, dottore Militello, facciamo una cosa. Noi il verbale lo mettiamo ai voti, fermo restando che la parte amministrativa si impegna a modificare quegli orari. Presidente, allora, ho contattato nel frattempo il dottore Conigliaro. Allora, quella frase relativa alle 10.32 è un refuso, quindi diciamo non ci deve essere proprio, salterà nella pubblicazione. Perfetto. Stiamo dicendo la stessa cosa, dottore Militello. Sì, no, ma siccome l'ho già contattato e l'ho chiarita la cosa, dico... Va bene, possiamo mettere ai voti, dottore Militello, per appello nominale. Gli scrutatori, sì. Valenti, Tramuto e Randazzo, sicuramente sono presenti, giusto? Sì, sì, Tramuto c'è, Valenti c'è e Randazzo c'è pure, sì. Ok, allora, Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi è andata via. Randazzo. Favorevole. Sorci. Sorci non è collegato in questo momento. Tramuto. Valenti. Favorevole. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Allora, presidente, i 7 presenti tutti favorevoli. Favorevole. Perfetto, il verbale è stato approvato in condivisione con gli scrutatori. Presidente, perdoni, io lascio l'aula dello scrutatore, giusto dirglielo. Perfetto. E allora, se lascia l'aula il consigliere Valenti, mi pare di capire che restiamo in 6, giusto, dottore Militello? Sì, eravate Tramuto, no, Tramuto, chiedo scusa. Sì, il consigliere Tramuto. E quindi siamo in 6. Quindi dobbiamo sostituire, mettendo in votazione, la sostituzione del consigliere Tramuto con la consigliera Venturella. Approvazione per appello nominale. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi non c'è. Randazzo. Favorevole. Sorci. Tramuto è andato via. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, sei presenti tutti favorevoli alla sostituzione? Quindi, a partire da subito sono Venturella, Valenti e Randazzo. Andiamo avanti con i lavori d'aula, mozione successiva. Sì. Allora, la mozione successiva è la numero 17, presentata dalla consigliera Venturella, creazione passaggio pedonale in via San Basilio. Prego, consigliera Venturella. Sì, posso avere non peggio la mozione, per favore? Signor Rocco. Grazie. Allora, ne do lettura. La via San Basilio è una strada priva di marciapiedi, molto transitata da auto, ma allo stesso tempo molto transitata da pedoni, specie da minori e bambini molto piccoli. In detta via si trovano infatti un circolo arci molto frequentato da bambini e l'ex carcere, adibito come noto a struttura ricreativa per i cittadini. Considerato inoltre che la via si interseca con via Bandiera pedonale, si ritiene fondamentale garantire un percorso sicuro e protetto attraverso la creazione di un passaggio pedonale. Allora, non so se avete presente quale sia la via Basilio, quindi è la strada che diciamo da via Roma, entrando per via Bandiera, poi si biforca, quindi da via Bandiera a destra c'è questa strada parallela che è proprio la via Basile, che va, San Basilio, che finisce poi in via Macheda. E la strada, come ho scritto nella mozione, non presenta marciapiedi. Pertanto un passaggio pedonale è indispensabile alla luce del fatto che è in strada di snodo, diciamo, e quindi abbastanza transitata da veicoli e, come dicevo, anche da pedoni.
soprattutto minori. E pertanto credo che l'istituzione dei passaggi pedonali con Virilli, con modello Parigi, poi verrà deciso ovviamente dall'ufficio, non sono io a decidere, credo sia opportuna. Ci sono gli spazi, diciamo, le dimensioni della strada lo consentono, quindi viene chiesto in maniera anche urgente, approfittando magari della stagione estiva in cui le strutture ricettive sono anche chiuse, di provvedere all'istituzione di detti passaggi. Ho concluso. Grazie, consigliere Venturella. Interventi sulla mozione? Posso? Chi è che ha detto posso? Randazzo sono. Presidente, non la sento. Pronto? Prego, consigliere Randazzo, può intervenire sulla mozione della Venturella. No, semplicemente ha fatto la collega Venturelli un'analisi perfetta. Io frequento pure questo posto e di conseguenza non c'è nulla. Quando si parla di sicurezza vorrei che veramente ci attivassimo tutti. Presidente, la prego, perché è molto pericoloso. Grazie. Altri interventi sulla mozione? Non ne vedo scritti nella chat. Quindi a questo punto... posso semplicemente permettermi, se me lo consentite, di aggiungere che c'è anche una piazzetta San Basilio, se non ricordo male, giusto Venturelli? Signora Venturelli, sta ascoltando quello che sto dicendo? Sì, certo, l'ascolto. Sì, c'è anche la piazzetta, sì. Questa circoscrizione... io credo che no. Sì. Consigliere Randazzo, chiudete gli audio. Allora, scusatemi. Consigliere Randazzo, allora dicevo questo, che il consiglio della prima circoscrizione si è occupato più volte anche con sopralluoghi da parte dei tecnici della RAP per tentare di far asfaltare piazzetta San Basilio, che in effetti, oltre ad avere diciamo una presenza poco decorosa, perché ci sono diversi dislivelli da non da basole ma da asfalto, è chiaro che i pedoni là incontrano molto spesso, diciamo, delle difficoltà di transito. Quindi sicuramente quanto chiede la consigliera Venturella potrebbe anche, diciamo, risolvere in parte questo altro problema, perché se si va a mettere un passaggio pedonale in via San Basilio probabilmente si renderà conto che anche piazza San Basilio ha bisogno di interventi. Per cui, dottore Militello, io credo che la possiamo mettere anche ai voti. Castiglia Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi Randazzo. Favorevole. Sorci, non c'è. Tramuto, non c'è. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, sei votanti tutti favorevoli. Perfetto, quindi in condivisione con gli scrutatori Venturella, Valenti e Randazzo la mozione è stata approvata. Confermo, presidente. Confermo, presidente. Perfetto. Andiamo avanti. E allora, mozione numero 18, presentata sempre dalla consigliera Venturella, vandalizzazione pedane in legno a Piazza Marina, richiesta al rete urbano e telecamere di controllo. Presidente, chiedo scusi, abbandono l'aula. Sono pure scrutatore. Dottore Militello? Sì. Allora, può interrompere la registrazione, perché da questo momento in poi il consiglio è chiuso.